Parto, Fritz. Sono forse rimasta anche troppo. Devi scusarmi, mamma. No, Fritz. Non devi più trattenermi. Non puoi. È evidente che io sarei la tua perdita. Lo so che non sei vile e che non hai paura della polizia, ma c'è di peggio. Non ti metteranno in campo di concentramento, ma ti vieteranno l'accesso alla clinica. Domani o dopodomani. E allora, non mi direi niente, ma, ti ammalerai. Non voglio vederti qui a girare per casa, a sfogliare riviste. A patto, proprio per puro egoismo, non per altro. E non dire che non sei cambiato. Non è vero. La settimana scorsa hai detto molto obiettivamente che la percentuale dei licenziati ebrei non è poi tanto grande. Si comincia sempre con l'essere obiettivi. Poi perché adesso mi ripeti spesso che non ho mai sentito il nazionalismo ebraico come oggi? Lo sento. Contagio. Oh, Fritz, che cosa ci è successo? Non ti ho detto che volevo andarmene già da molto tempo, perché quando ti vedo io non riesco a parlare. E poi, a che cosa serve parlare? È già tutto stabilito. Che cosa vogliono? Che cosa ho fatto loro? Non mi sono mai buttata di politica, mai. Era per tanto. Sono una di quelle signore della borghesia, con una bella casa, con dei camerieri. Tratto. Una parte che non possono recitare le donne ebree. Pensavo quel che mi dicevi tempo fa. Esistono persone di valore, persone che ne hanno meno, che alle prime, quando hanno il diabete, si dà l'insulina e alle altre no. E mi è parsa una cosa naturale. Sciocca che non sono altro. E adesso, che hanno fatto una nuova suddivisione dello stesso genere, a me mi hanno messo tra quelle che non hanno valore. Mi sta bene. Un freddo. Sì, faccio le valigie. Dieci anni fa.
quando qualcuno ti diceva che non si notava affatto che io fossi eterna. Perché la notte non riesci a dormire. No, non dirmi che devo restare. Anzi, faccio le valigie. Mi affretto. Proprio perché non voglio che sia tu a dirmi tra qualche giorno che devo andarmene. Sono neppure arrabbiata. Anzi no, in verità lo sono. Ma che cosa c'è di male nella forma del mio naso o nel colore dei miei capelli? Io devo lasciare la città dove sono nata. Perché quelli possano risparmiare del burro. Ma che razza di uomo mi siete? Sì, anche tu! Siete capaci di inventare la teoria dei quanta e il Trendelenburg. Poi lasciate che dei bastardi vi ordino di conquistare il mondo. Potete tenervi le mogli che vorreste avere. Siete dei mostri o degli incapienti di mostri. Sì, lo so, non è ragionevole da parte mia, ma a che cosa serve la ragione in un mondo simile? Stai lì seduto, vedi tua moglie che fa le valigie e non dici niente!
Prendo anche questa biancheria. È biancheria fine. Quindi servirà. Non sono vecchia, ma molto tempo per fare prove non ne ho. Nel posto dove andrò non deve accadermi niente di simile. E se trovo un nuovo marito, devo sapermelo tenere. E non dire che mi manderai del denaro, lo sai che non è possibile. E non ripetermi che durerà solo poche settimane, lo so io, lo sai anche tu che non è così. Non dura poche settimane. Lì c'è un mantello di pelliccia. Me lo porgi. Sai benissimo che lo userò solo d'inverno. Non durerà poche settimane. Non devi parlarmi di disgrazia. Devi parlarmi di scandalo. Oh, Fritz.